Davide, oggi per evitare che tu indovini la scarpa prima di aprirla, ti ho fregato e mi sono messo una maglietta, tra virgolette, un po' particolare. Sì, mi hai detto che non indovinerò stavolta, boh, vediamo se... Ma secondo me questa scarpa è sicuramente molto innovativa, ma tu mi devi dire di che marchio si tratta, quanto pesa e quali sono le caratteristiche, però devi anche capire se ha il carbonio. Va bene, dai, lancia, lancia, vediamo. Vai. Bandana. Questo comunque è un marchio particolare, tra l'altro si è appena quotato in borsa. Ah, ok. Non so se questo ti può aiutare, però. No, non penso. Allora. Tra l'altro questa scarpa mi è stata inviata da Top for Running e poi nei prossimi giorni faremo la recensione grazie a Top for Running. Ok, allora. La scatola è bianca, non so se anche questa cosa ti può aiutare. Oh, per ora tutti indizi che non mi aiutano. Vediamo. Credo che tu possa capirla toccando la tomaia. Ma secondo te ha il carbonio o non ce l'ha il carbonio? Sì, carbonio, sì, sicuro. Scarpa primo impatto rigida. Ma quanto pesa secondo te quella scarpa? 2,30, 2,25, non Non lo lo so, beh, adesso dopo lo capiremo. so. Mescola nobile, sì, assolutamente. Davanti qua mi sembra una mescola strana, ambigua, mai sentita. È di un'azienda che è molto famosa nel trail e che invece adesso si è anche lanciata in strada. Bella, comunque mi sembra un'ottima scarpa, non vedo grandi buchi in mezzo come tutte le altre. Sembra più stabile, un super grip qua davanti, impressionante. E beh, secondo me ti ho dato comunque una buona indicazione. Non ne ho proprio idea. Apri gli occhi e guardala e. Ah, cavolo. È bella, è proprio bella. Questa la Salomon, tanta roba, tanta roba, la Phantasm 2. S-Lab Phantasm 2, sì, è davvero un'ottima scarpa e poi nei prossimi giorni faremo la recensione completa e probabilmente la utilizzerò anche in una gara. Si vede che Salomon arriva dalla montagna e ha fatto davvero un grip innovativo che non si vede sulle altre scarpe da strada. Tomaia comunque plasticosa, però bella traspirante, si vedono tutte le dita dentro. Tallone protetto, comunque spazioso. Bene, davvero molto bella. Si vede che c'è della tecnologia dietro e tanta roba, una scarpa che ho sempre visto, devo dire la verità, solo nei video, vederla qua in mano, tanta roba, bella, bella, davvero tanta, Ascolta, un'ottima scarpa. adesso la provi un attimo, poi facciamo due considerazioni e poi nei prossimi giorni te la faccio provare. Va bene, dai, proviamo subito. Allora, Davide, cosa ne pensi di queste Phantasm S-Lab 2? Sembra una scarpa davvero favolosa. Primo impatto, tanta roba. Appena messo dentro il piede, comunque stabile, bella ammortizzata davanti e dietro, bella reattiva. Un'allacciatura classica ma funzionale. Linguetta bella elasticizzata, traspirante, bella. Davvero, davvero tanta roba. Il grip sotto, secondo me, è il plus di questa scarpa. Per un avampiedista. Un grip così, soprattutto in inverno sulle gare su strada, un po' umidice così, tanta roba, anche nei cambi di direzione, magari in quelle gare con tutte le curve secche così, molto più stabili di tutte le altre scarpe sul mercato. Tomaia un po' particolare. Sì, un po' particolare, si vedono tutte le calze, la calza dentro, non mi fa impazzire come cosa, però vabbè, ci sta, nel senso... comprerei una scarpa per andare forte, non per tutto il resto, quindi cioè nel senso top lo stesso. Invece la linguetta è assolutamente eccezionale. Penso che il
anche il plus sia legato al fatto che c'è comunque un bel salottino e allacciare la scarpa è un piacere. Sì, 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 c'è tutta la zona proprio davanti con una specie di robettina ammortizzata dentro, bella imbottita. Mi piace, bella, bella. E a differenza delle altre scarpe, la linguetta non parte da sotto la suola, ma parte lateralmente sotto il buco del laccio, quindi ti tira bene davanti tutta la zona, bella, mi piace. E mentre la soletta, anche questa comunque è estraibile, e quindi magari se qualcuno c'ha qualche plantare, non lo so, qualche... No, la mia non è estraibile, non lo so. La tua no, allora magari questa che è scollata, boh, è venuta fuori senza problemi. Invece, come hai visto, la mescola? La mescola buona, buona, cioè nel senso nulla di particolare, comunque è un'ottima scarpa, bella ammortizzata davanti, reattiva, dietro il giusto, comunque avendo due tipi di mescola, quella più sopra leggermente più dura, quella più sotto leggermente più morbida, garantisce secondo me ottima stabilità, quindi questo Energy Blade è davvero ottimo. La piastra in carbonio comunque è rigida, ma non è così rigida. Sì, è rigida, non rigidissima, comunque la scarpa si piega abbastanza. Secondo me, io preferisco sinceramente il fatto che si pieghi leggermente di più rispetto che alla classica scarpa da gara super rigida. Prima della recensione completa, secondo me ci sono tre considerazioni da fare due settimane dopo l'unboxing. In primo luogo, sicuramente il fatto che la doppia mescola è un po' strana rispetto invece a quella che abbiamo visto sul mercato, perché la parte più vicina al piede è più dura, mentre quella più a contatto col terreno è più morbida. Direi una scelta decisamente inconsueta rispetto invece a quello che abbiamo visto sul mercato. In secondo luogo, la piastra in fibra di carbonio è rigida, ma non così rigida come ci ha raccontato Davide. E poi soprattutto questa scarpa ha una tomaia che secondo me è davvero lussuriosa e super premium. Lo spazio nell'avampiede è medio, non così estremo, e comunque suggerirei lo stesso numero per chi volesse comprarla. Sicuramente è una scarpa premium destinata soltanto al podista amatore super evoluto che volesse cercare qualcosa di diverso rispetto invece alle scarpe tradizionali. È però molto simile a una scarpa che avevamo già visto sul mercato, che inizia con la N o con la V. Mi è piaciuta tantissimo nelle due o tre uscite che ho fatto in Belgio e che comunque mi permetteranno nei prossimi giorni di effettuare una recensione completa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare al coniglio, che comunque è ritirato perché oggi piove. Ciao, alla prossima.